Torino, grande serata, inaugura Fratelli La Cozza. Sì. La pizzeria. Sì, per no, colori... no, no. La parola pizzeria no, non voglio sentire. Aspetta, allora, no, no, allora. Ricominciamo, per favore. Ah, non la facciamo. Diciamo ristorante. Va bene. Ristorante con pizza. Va bene. Sì. Allora. Torino. Sì. Grande evento. Sì. Inaugura Fratelli La Cozza. Il ristorante... con la pizza, ecco, no, con la... le mani, per coloro i quali hanno le mani in pasta. Esatto, questo Piero è... Chiambretti ha le mani in pasta. Esattamente, le mani in pasta in questo locale, che è un locale molto particolare perché nasce da un'idea e da uno slogan che forse più tardi vedremo. La televisione è una pizza, scegli La Cozza. Io sono Ciro La Cozza e sono uno dei tre fratelli Ciro. Anzi, vi vorrei far vedere gli altri due, posso? Perfetto, prego. Chiederei al nostro operatore di seguirci per vedere una bella fotografia della nostra famiglia. Eccoli. Ecco, quello da sinistra è Ciro, al centro è Ciro e l'ultimo a sinistra è Ciro. Perfetto. Sotto una domanda che ci riporta alla filosofia antica, perché La Cozza? Ogni domanda non ha risposta. Esatto, perfetto, è risposta già. Allora, ecco, visto, poi... che, visto che il vostro pubblico è anche un pubblico credente, io credo, sì, bisogna fargli vedere la pizza miracolosa. La pizza miracolosa è questa. Quando uno mangia un pezzo di questa pizza... seguiamo. Da così, 1,10 m, diciamo un comico bonsai come il sottoscritto, può diventare così, 2,12 m. Caspita, il petto effettivamente miracoloso, e l'hai messo proprio all'ingresso, sì, perché per si rendessero conto. Perfetto. Anche per far paura, perché adesso per molti io sono alto 2 metri. Beh, che il che è bello però, vedo che tu come anfitrione sei perfetto, perché sì, ti muovi perfettamente a tuo agio. Adesso dove, cosa andiamo a vedere? Beh, io vorrei farti una domanda, tu sei scaramantico per esempio? Un pochino. Un pochino, come tutti, insomma. Allora io direi che questi sono gli oggetti per te. Questi sono gli oggetti della scaramanzia che porteranno bene a questo locale, ma anche a voi della televisione. Li dobbiamo toccare? Beh, io li strofinerei. Ecco, allora, qua le strofiniamo piano, tutto? Piano. Piano. Quello è questo più, è quello più potente? Sì, però questo mi riporta anche alle corna che ognuno di noi porta sulla testa. Quello quindi... ce l'ha... che vuoi fa? Ognuno di noi ha la propria croce, no? Esattamente. Vorrei far vedere adesso una cosa piuttosto importante. Questo è un locale, sì, dove vengono clienti piuttosto famosi. Per esempio questo è il tovagliolo del giudice capo di Palermo, Giancarlo Caselli. E questi sono quelli della sua scorta. Scorta. Che sono tutti ugualmente importanti. Beh, direi, certo, sto sempre con lui. Dunque, questa è la sala centrale, come potete vedere uno spazio meraviglioso, un'orchestrina sul fondo sta intonando musica brasiliana, sui muri i nostri ingredienti, come li vedete là sul nostro muro, una ringa, anzi no, un'acciuga, della mozzarella freschissima, pomodori, basilico e anche la grande scatola della pizza prêt-à-porter. E poi il marchio, vorrei dire, quello di cui hai parlato all'inizio anche. Sì, eccolo là, non so se il nostro operatore lo può vedere. La televisione è una pizza, scegli La Cozza. Questa è un po' la domanda e la risposta che io mi sono posto quando ho deciso di aprire questo locale. Ma essendo questo locale fuori dal mondo, sì, ha un suo fuso orario. Perché se vieni qua, sì, ti rendi conto che abbiamo il fuso orario di Napoli, il fuso orario di Fratelli La Cozza e il fuso orario di New York, noi siamo in mezzo. Perfetto, e il fuso orario di Fratelli La Cozza come viene regolato? Sta a metà tra Napoli e New York, è un classico. Io per adesso ti ringrazio. Sì, abbiamo parlato forse fin troppo, potete tagliare no, tutto. No, ma io ti lasciate ringrazio. Lasciate solo la vostra faccia, anzi la tua. Ma figurati, teniamo la tua che è molto più importante, la tua e soprattutto le tendine di Cozza. Grazie. Fatevi le cozze vostre.